Sono già pronte, ma dovresti completarle appena avrai il numero sufficiente di pietre. Dai! Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale Chewy Corebox Pro e Blitzwolf BW PCM 6, due prodotti complementari e interessanti che oggi recensirò per voi. Lui è il Chewy Corebox Pro, un mini PC o una mini workstation di ultima generazione. È il modello più recente e aggiornato di Chewy, con Intel i3-10500G1 di decima generazione, ben 12 GB di RAM e 256 GB di SSD. Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1 integrati e una ricca dotazione di porte, che comprende 2 Gigabit Ethernet, ingressi separati per microfono e cuffie, 4 USB 3.0, porta HDMI, DisplayPort, porta di alimentazione e persino una Thunderbolt 3. Thunderbolt 3 con cui è collegato tramite un cavo USB Type-C il monitor esterno della Blitzwolf, il BW PCM 6. Senza utilizzare quindi nessun collegamento HDMI, sia alimentazione sia il segnale video sono presi direttamente dalla Thunderbolt 3. Comodissima! E anche come qualità costruttiva è davvero notevole. Si alternano plastiche e alluminio con doppia ventola di raffreddamento nella parte inferiore. Un mini PC quindi tra i più ricchi e sostanziosi, nonostante il suo prezzo possa indicare il contrario. Infatti il Chewy Corebox Pro è acquistabile su Amazon per poco meno di 400 euro e su Banggood per poco più di 300 euro, come vedete in queste immagini. Queste offerte provengono direttamente dal mio canale Telegram ufficiale delle offerte Tech Best Deals, che troverete linkato qui sotto nei primi righi in descrizione video, insieme ai link per acquistare questi prodotti. Dateci un'occhiata. Ma prima di dirvi lui come va, vi pongo un quesito molto importante. Perché acquistare oggi nel 2021 un mini PC come questo? Beh, i motivi sono diversi. Un mini PC di questo tipo si posiziona a metà strada tra un PC fisso e un laptop, un portatile. L'interpretazione è libera e mi direte voi nei commenti cosa ne pensate, ma io penso che un mini PC sia adatto per tutte quelle persone che non hanno lo spazio materiale in cui installare una postazione per un PC fisso e ne vogliono uno fisso sì, ma piccolino e super compatto. Lui, da collegare magari ad un monitor già presente in casa, perché no, la nostra televisione. Lui alla fine occupa pochissimo spazio e lo si infila in qualsiasi buco. Ma è adatto anche a chi cerca un PC leggero, non ve lo alzo perché è tutto collegato, non voglio fare danni, ma pesa appena 850 grammi, quindi è facilmente trasportabile. Ovviamente non potete utilizzarlo all'aria aperta come un laptop, però se il vostro intento è trasportare un PC da una casa all'altra o magari da casa a lavoro, dove sapete di avere un monitor a cui collegarlo, è perfetto e risparmiate dei bei soldini, perché a parità di prestazioni un mini PC costa ovviamente meno di un laptop, in quanto ci sono meno componenti, non abbiamo tastiera, mouse e soprattutto non abbiamo il display, che solitamente è esterno e che magari già abbiamo in casa pronto all'uso senza doverlo acquistare separatamente. E per chi vuole fare le cose in grande, beh, c'è lui, il Blitzwolf BW PCM 6, monitor portatile appartenente alla famiglia di Blitzwolf. Questo nello specifico è il modello da 17.3 pollici Full HD completamente touch. È un display touch davvero molto comodo se abbinato a un mini PC, perché ci permette di accedere a qualsiasi applicazione, browser, funzionalità tappando semplicemente sul display e senza dover quindi collegare un mouse o una tastiera esterne. È utilizzabile sia con la sua custodia magnetica, che ci servirà anche per coprire il display e quindi trasportarlo in giro, sia con il suo stand in plastica se volete maggiore stabilità. È inoltre presente anche un piccolo telecomando per controllarlo a distanza se non volete utilizzare i tasti e il touch, vabbè, fa sempre comodo. E inoltre sono anche incapsulati due speaker audio stereo che ci permetteranno di non dover collegare delle cuffie o delle casse esterne, ma potremo riprodurre l'audio direttamente dal monitor. Ovviamente la qualità non sarà eccelsa come un impianto audio dedicato, però per lavorare, per giocare va benissimo.
come prezzo lui costa poco più di 200 euro acquistandolo su Banggood, e trovare in Italia un display di queste dimensioni con questa qualità di display e completamente touch a poco più di 200 euro è davvero un'impresa titanica. Comunque Blitzwolf produce anche altri monitor esterni di dimensioni, risoluzioni e prezzi diversi, ve ne linko un po' qui sotto in descrizione video, c'è anche un modello 4K. E restando in tema, il CoreBox Pro supporta fino a 3 display in 4K a 60 Hz collegati in simultanea. E parlando di prestazioni, beh, è super reattivo e lo notiamo già dai pochi secondi necessari per l'avvio. Al suo interno quindi troviamo un buon SSD di dimensioni non titaniche, 256 GB, comunque è sostituibile con un'altra unità, oppure possiamo anche aggiungere un hard disk. Al suo interno troviamo infatti la predisposizione fisica per inserirlo, oltre al cavo dedicato. Il sistema operativo preinstallato è ovviamente Windows 10 in italiano con chiave originale e già attivo. Come vedete la velocità di trasferimento dati dell'USB 3.0 è davvero ottima. Nessun tipo di problema con software di produttività come ad esempio il classico Word, rapido nell'apertura e nessun impuntamento da segnalare. Stesso discorso per la navigazione web, anche con più schede aperte. E la riproduzione di video 4K che siano dal web, da YouTube o dalla memoria interna, beh, non ha davvero nessuna incertezza. Passando invece a software più impegnativi come ad esempio l'editing di video 4K utilizzando Adobe Premiere, beh, ovviamente non si tratta del PC più veloce in tal senso, ma è comunque possibile lavorare ai nostri video in maniera agevole, anche inserendo svariati effetti. Devo ammettere che mi ha davvero sorpreso sotto questo aspetto. Se cercate quindi un PC economico con cui editare i video 4K dei vostri droni, beh, lui va benissimo. E concludiamo ovviamente con qualche parola dedicata al gaming. Di certo il Chewy CoreBox Pro non è la macchina pensata per questo utilizzo, eppure potete farlo tranquillamente come vedete in queste immagini. Ovviamente senza esagerare con la qualità grafica, però giochi come Asphalt oppure Counter-Strike e il mitico Age of Empires 2, beh, girano davvero alla grande. E le ventole di raffreddamento, come vedete, anzi come sentite, non sono mai rumorose, sono molto discrete. Ma tenete sempre in considerazione che macchine come queste prediligono il risparmio energetico in modo da non dover gravare particolarmente sulla bolletta dell'energia elettrica, come invece potrebbero fare un PC fisso molto potente o un portatile da gaming. Quindi ragazzi, impressioni dopo 2 settimane di utilizzo davvero molto molto positive per entrambi i prodotti. Lo dico senza dubbi e incertezze, questo piccolo Chewy CoreBox Pro è il migliore mini PC che io abbia mai utilizzato negli ultimi anni. Velocissimo, con tante porte, compresa una fantastica Thunderbolt 3, è adatto per qualsiasi utilizzo. Il Blitzwolf BW PCM6 è invece un monitor esterno di generose dimensioni con un'ottima resa visiva, un bel display indubbiamente e con la grande comodità del touch. Se però devo trovare un difetto in questo mini PC, beh, lo individuerei nell'assenza di un ingresso per SD e micro SD. Comunque è un problema da poco che potete aggirare tranquillamente con un adattatore, un USB reader, un card reader, chiamatelo come volete, un USB hub come questo, spendendo pochi spiccioli. Consiglierei quindi l'acquisto di questi prodotti? Beh, sicuramente sì. E a chi? Beh, sicuramente a chi cerca un PC fisso che sia compatto, di piccole dimensioni e da infilare in qualsiasi buco. Magari, perché no, sfruttando anche il proprio televisore come display, senza dover aggiungere una spesa ulteriore. E lo consiglierei anche a chi vuole lavorare con una macchina molto trasportabile. Il Blitzwolf invece è un monitor perfetto in quanto tutto in uno, display, touch e speaker audio, quindi non dovrete aggiungere praticamente nient'altro ed è un'unità fantastica da abbinare a questo mini PC
o ad altro. Volendo potreste utilizzarlo, perché no, anche per riprodurre i contenuti multimediali del vostro smartphone. Bene ragazzi, penso di avervi detto davvero tutto su questi due, secondo me, ottimi prodotti, ma ora voglio sapere la vostra opinione. Cosa ne pensate del Chewy CoreBox Pro e del Blitzwolf BW-PCM 6? Li trovate interessanti? Li comprereste oppure no? Beh, fatemelo sapere lasciando un bel commento qui sotto, e se avete dubbi o domande non esitate a chiedere. Io sono sempre qui a vostra completa disposizione. E se questo video almeno un pochino vi è piaciuto, beh, potete supportarmi molto semplicemente come lasciandomi un like, un commento, una condivisione, iscrivendovi a questo canale e attivando la campanellina per non perdervi le notifiche dei miei nuovi prossimi video. È tutto completamente gratuito. E detto questo, noi ora ci salutiamo e ci diamo appuntamento al prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su AddictedToTech. Alla prossima, ciao ragazzi!